Apriamo il telegiornale dall'Umbria da una brutta notizia che arriva dall'Alto Tevere, da San Giustino, dove sabato notte si è verificato un grave incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane di 25 anni, coinvolte altre tre persone rimaste ferite da questo scontro tra due auto tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, ricordiamo, a San Giustino. Tra i tre feriti anche un bambino, due le ambulanze del 118 intervenute con i vigili del fuoco e con una squadra che è arrivata dei vigili del fuoco da Città di Castello. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per una delle persone coinvolte nell'incidente, si tratta di un 25enne che è morto sul colpo. Dall'Alto Tevere al Ternano e in particolare a Stroncone, dove sono stati denunciati madre e figlio, protagonisti di un'attività illecita a gestione familiare dedicata allo spaccio di sostanze stupefacenti a Stroncone. Nel corso dell'operazione dei carabinieri sono stati sequestrati quasi 2 kg di marijuana, 500 grammi di hashish, 3 di cocaina e la somma di 45.000 euro in contanti. Come viene riferito in una nota dei carabinieri, madre e figlio operavano con un'esperienza consolidata nel garage dell'abitazione, dove erano confezionate le dosi degli stupefacenti che poi venivano venduti al dettaglio. Ad accorgersi del traffico illecito sono stati i propri militari di Stroncone, che sono stati sospettiti da un insolito via vai di personaggi conosciuti come consumatori di stupefacenti proprio nei pressi dell'abitazione dei due. È stata recuperata la dose e segnalata dalla prefettura all'acquirente nell'ambito dei servizi di osservazione, che hanno portato proprio a cogliere in flagranza la mamma mentre cedeva una dose di cocaina ad un uomo. Da questi risultati si è poi proceduti all'operazione di denuncia, ricordiamo, di madre e figlio denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vedete nella foto inoltrata dai carabinieri alcune sostanze stupefacenti sequestrate, ricordiamo 1.800 chilogrammi, 1,8 chilogrammi di marijuana, 500 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e 45.000 euro in contanti. Il maltempo ha riguardato in questo weekend soprattutto la zona ternana e in particolar modo a Miranda, dove è crollato il muro di contenimento di una residenza privata, evacuata l'abitazione da parte dei vigili del fuoco. Miranda, una delle zone più colpite dal maltempo delle ultime ore nel Ternano, problemi anche a Ferentillo, adesso tutto sotto controllo con la situazione meteo che sta migliorando nel corso della giornata di oggi, domenica 28 agosto. Da Terni, dal Ternano a Perugia, per fare il punto sull'attività di controllo della polizia locale finalizzata al contrasto della prostituzione nel capoluogo regionale. Continuano i controlli da parte del nucleo decoro urbano Fontivegge della polizia locale di Perugia per controllare l'applicazione dell'ordinanza che è finalizzata al contrasto del fenomeno della prostituzione in via Canali, via Campo di Marte e via Mario Angeloni. 2 le violazioni contestate per 450 euro ciascuna ai trasgressori residenti nel comune perugino, a cui si aggiungono una serie di altri controlli sui documenti di guida di abitazione, contestazioni al codice della strada per guida senza patente in quanto mai conseguita e per omessa revisione del veicolo con fermo amministrativo dei mezzi. Identificata tra le ragazze dedite alla prostituzione anche una ventenne, gravata già da 2 ordini di rintraccio da parte dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, dove la ragazza è stata accompagnata per notifica di atti giudiziari pendenti a suo carico. Chiede spiegazioni per il mancato servizio autobus dallo scalo perugino di Sant'Egidio a Fontivegge, l'assessore ai trasporti Melasecche, un disservizio che sarebbe stato riscontrato. Tra poco andremo sull'episodio di Perugia con l'aggressione ad una trentenne, andiamo a fare invece il punto con l'assessore Melasecche, con l'immagine della regia, dove è stato riscontrato questo disservizio, dicevamo, dell'Airlink, il servizio autobus di collegamento tra l'aeroporto di Perugia e la stazione Fontivegge, un disservizio che si è registrato venerdì sera, di cui chiede spiegazione l'assessore ai trasporti Melasecche, che ricorda che proprio passeggeri arrivati da Vienna non avrebbero potuto usufruire di questo servizio.
servizio, premesso che di quella corsa si fa carico completamente solo la Regione Umbria, ha ricordato Melasecche proprio nelle ultime ore. È stato voluto con fermezza proprio dallo stesso Assessore ai Trasporti, perché si tratta di un servizio nel quale collaborano Trenitalia e Bus Italia, quindi si chiede spiegazione di quanto accaduto. Oltretutto, quale assessore regionale spiega in una nota a Melasecche alla Protezione Civile e ai Trasporti: ho il cellulare acceso 24 ore su 24, mi capita di frequente ricevere messaggi che mi aggiornano sugli eventi che possono in Umbria creare disagio alla popolazione, dal blocco dei treni per qualsiasi ragione, attivando le società di trasporto immediatamente sostitutivi. Dunque una situazione che farà discutere nei prossimi giorni. Il servizio riscontrato venerdì 26 agosto con viaggiatori in arrivo da Vienna all'aeroporto di Perugia, che non hanno trovato il servizio Airlink per il collegamento con la stazione di Fontivegge. Torniamo proprio a Perugia, abbiamo visto prima le immagini della squadra volante della Questura di Perugia intervenuta a seguito di un'aggressione nei confronti di una donna di 30 anni da parte dell'ex fidanzato. Giunti sul posto, gli operatori hanno appreso che nel pomeriggio si era incontrata con il suo ex fidanzato, la donna con il quale aveva deciso di trascorrere la serata insieme per festeggiare il compleanno in un bar. Accortosi però che il trentenne aveva esagerato con il bere, si era offerta di accompagnarlo a casa. Di lì l'aggressione che ha portato l'ex fidanzato a sferrare uno schiaffo al volto della vittima, per poi colpire con un pugno il cofano dell'auto e con un calcio uno dei due gruppi ottici, infrangendolo, e quindi subito è arrivata la chiamata al numero unico di emergenza per richiedere l'intervento, che ha portato alla denuncia del giovane. Da Perugia a Foligno, dove gli agenti di polizia del commissariato Folignate sono intervenuti nel centro storico della città per il tentativo di furto di una fotocamera ai danni di una famiglia in gita turistica. Il nucleo familiare era seduto per una breve sosta in piazza Foligno, in una piazza di Foligno, quando è stato avvicinato da due cittadini stranieri, uno dei quali si è mosso con particolare destrezza, ha cercato di afferrare la fotocamera che poi i turisti avevano temporaneamente appoggiato su una panchina. Uno dei due è stato raggiunto e bloccato, l'altro è riuscito a guadagnare la fuga. Nei confronti della persona fermata si è proceduto ad una denuncia per reato di tentato furto aggravato. Continua a scendere il contagio del Covid-19 in Umbria, bilancio importante anche nella giornata di oggi, domenica 28 agosto, dopo i numeri di sabato che avevano riscontrato una quota di attualmente positivi che tende a scendere sotto i 4.000 con stabilità dei ricoveri complessivi, dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei 163 delle persone complessivamente ospedalizzate, alle 3 in terapia intensiva. Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco di Città di Castello per la scomparsa di Adriano Alunno. Tifernate conosciuto e apprezzato da tutti per le innumerevoli attività e progetti che ha portato avanti in favore proprio della comunità di Città di Castello, degli anziani e delle persone in difficoltà. Era tra i fondatori e presidente del Centro Sociale e Culturale Madonna dell'Arte di Città di Castello. Parliamo adesso di sicurezza sulle strade dell'Umbria. Si fa sentire ancora la Civica Piegaro con il capogruppo Augusto Peltristo, che torna a sollecitare il sindaco di Piegaro per problemi riguardanti la sicurezza sulla strada provinciale 307 e strada regionale 220. Il gruppo, ricorda Peltristo, si è sempre interessato ai problemi di sicurezza e controllo del territorio di Piegaro. Sulla strada comunale di Vignaie risulta ancora un'istanza di concessione in sanatoria che non è stata perfezionata, e quindi ci sono altre questioni come quella legata alla strada provinciale 307 e quella di Acquaiola Gratiano sulla strada regionale 220, che presenta gravi problematiche di sicurezza, problemi che rischiano di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei residenti, e strade che spesso sono state scenario di gravi incidenti. Adesso da Piegaro andiamo a Spoleto perché nella giornata di sabato è stato presentato il grande evento culturale Art Menotti Festival. Oltre 3.000 gli artisti provenienti da 35 paesi
che saranno presenti al Menotti Art Festival. L'edizione 2022 è stata presentata a Casa Menotti a Spoleto dal presidente Luca Filipponi in occasione dell'inaugurazione della mostra di Lorenza Altamore. Nella formula ormai consolidata Art in the City, dal 22 al 26 settembre saranno coinvolti 120 spazi espositivi tra prestigiose location pubbliche ma anche private, hotel, residenze storiche, chiese, ristoranti, principalmente pittori e scultori, ma non mancheranno musicisti, letterati e accademici. I principali blocchi espositivi saranno due: uno al chiostro di San Nicolò, la zona di Piazza Duomo con il Teatro Caio Melisso, l'ex Museo Civico, il Teatrino delle Sei e gli spazi di Via Saffi, oltre a Casa Menotti, dove si terranno i concerti, che tra l'altro ospita la mostra di Lorenza Altamore, che espone qui opere inedite dedicate completamente alla musica. All'inaugurazione di questa mostra personale a cura del professor Enzo Dallara è visitabile a Casa Menotti fino al 26 ottobre, ha offerto una sorta di anteprima proprio del Menotti Art Festival che state vedendo. In questa anteprima, all'interno di questo luogo simbolo che sarà l'abitazione del maestro Menotti, oggi museo, il presidente della Kermesse dunque ha dato tutti i particolari del programma, quindi l'anteprima di Art Menotti Festival, ricordando la formula dell'evento che omaggia l'eredità intellettuale di Menotti, che con la sua intuizione ha fatto di Spoleto una città teatro per confrontare arti e sperimentazioni che arrivano da tutto il mondo. Ricordiamo oltre 3.000 gli artisti che saranno presenti, a grande appuntamento culturale. A proposito di appuntamenti, è stato spostato invece, e torniamo a Terni, il concerto di Angelo Branduardi, che era in programma proprio nella serata di oggi, domenica 28 agosto, era previsto inizialmente nell'area archeologica di Carsule ed è stato spostato al Teatro Manini di Narni. Questo è importante perché i tanti spettatori che avevano prenotato la loro postazione per il grande evento a Carsule, all'area archeologica di Carsule a Terni, dovranno spostarsi a Narni in via Giuseppe Garibaldi alle 21. Evento inserito all'interno di Suoni Controvento. L'organizzazione comunica che comunque il biglietto acquistato resterà valido. Per chi non potesse raggiungere Narni è possibile richiedere il rimborso dello stesso biglietto entro il 1° settembre nel circuito prevendita. Tra poco torniamo con la pagina sport. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile. Basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer. Passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri. Con assistenza illimitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Fortinfissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Fortinfissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Lo staff del Salone Franca Provò di Perugia, centro commerciale Emisfero, vi dà il benvenuto. Vieni a trascorrere un momento di relax e lasciati coccolare dai nostri parrucchieri, sempre pronti con passione e cordialità a valorizzare ogni giorno la tua bellezza.
Con professionalità e creatività, lo staff Franca Provo ti presenta attraverso le sue collezioni tagli femminili e glamour ed esclusivi servizi di colorazione per esaltare la bellezza dei tuoi capelli. Ti aspettiamo a Perugia, presso il centro commerciale Emisfero. Apriamo il TG Sport con il calcio, con il bilancio delle prime partite inserite nel programma della terza giornata del campionato cadetto. Tante polemiche nel dopogara a seguito della direzione del match dell'arbitro di Modena-Ternana, travolta per 4-1 dal Modena, con polemiche alimentate da Bandecchi nel post partita, nella notte di sabato, sull'andamento del match, ma anche su una critica forte ai suoi giocatori che più tardi vi documenteremo in un video pubblicato su Instagram. Il presidente della Ternana che dunque trova la sua seconda sconfitta stagionale nelle prime tre partite, rimane a quota 3 dopo la sconfitta per 4-1 a Modena. Le polemiche alimentate soprattutto per quanto riguarda il secondo gol, quello di Favilli annullato, che avrebbe permesso a Ternana di raggiungere il pareggio dopo il 2-0 iniziale del Modena. Favilli, autore del gol che aveva permesso di accorciare le distanze nella ripresa sul 2-1, era arrivato anche il 2-2. Il VAR invece poi ha permesso al direttore di gara di annullare la seconda rete di Favilli, e quindi poi sono arrivati altri due gol dei padroni di casa dell'ex Tesser. Dunque Modena-Ternana 4-1, l'Ascoli che passa a Palermo per 3-2, l'Ascoli di Bucchi, grande risultato dei marchigiani, una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria, e spicca soprattutto la sconfitta del Cagliari a Ferrara contro la SPAL, SPAL 2, Cagliari 1. Le partite in programma nella giornata di oggi, domenica 28 agosto, Benevento Frosinone, Cittadella Venezia, Parma Cosenza, Perugia Bari, Pisa Genoa, Regina Sud Tirolo, tutte gare inserite nel programma di questa sera. Domenica alle 20.45, dalle 19.30 l'approfondimento sui Grifoni, Perugia Bari con la redazione di TEF Channel, la squadra degli opinionisti di Diretta B collegamenti dal Curi per il pre-gara e il post-partita. Perugia Bari, Perugia senza Iannoni e Rosi, in forte dubbio Melchiorri potrebbe partire dall'inizio, Strizzolo al fianco di Olivieri. Per il resto la formazione del Perugia dovrebbe ricalcare quella già schierata nella gara pareggiata nella seconda giornata di campionato contro il Parma. Dunque Perugia Bari, fischio d'inizio alle 20.45, sozza di Seregno, l'arbitro del match, in cabina VAR Sacchi di Macerata. L'appuntamento lo ricordiamo alle 19.30 in diretta su TEF Channel, con l'ampio prepartita e collegamenti con il Curi, con Paola Costantini. Adesso andiamo a fare il punto proprio con Castori sulla situazione del Perugia, un ampio brano della conferenza stampa prepartita, poi torniamo ancora sulla Ternana. Siamo riusciti a lavorare abbastanza a pieno organico e quindi è servita sicuramente per migliorare sia la condizione che l'affiatamento della squadra. E il tempo sta chiaramente giocando a nostro favore, perché appunto ci dà la possibilità di affinare l'intesa e di migliorare la condizione, quindi è stata una settimana buona sotto questo aspetto qui. Una partita difficile come tutte lo sono in questo campionato, la Serie B quest'anno specialmente è un campionato a grandi firme, tante squadre importanti di piazze prestigiose, e sicuramente Bari non sarà come difficoltà di partita inferiore al Parma o al Palermo che abbiamo già affrontato, quindi quello che conta però è che noi riusciamo a crescere, a migliorare, perché poi gli avversari una volta a settimana cambiano, ma se noi riusciamo a migliorare il nostro rendimento, le nostre prestazioni, è chiaro che miglioreremo anche i risultati. Ma io più che pensare al Bari in queste settimane ho pensato al Perugia, a dare un'identità di gioco che possa migliorare nei tempi e nella velocità di esecuzione, che è la cosa che più conta. Poi, come dicevo prima, ogni settimana gli avversari cambiano, ma se noi siamo
miglioriamo i concetti che dobbiamo praticare in campo, affiniamo un attimino e metabolizziamo i movimenti, è chiaro che migliora il nostro rendimento. Quindi più che concentrarmi sull'avversario, che comunque un avversario, come ho detto prima, degno, poi è una neopromossa per modo di dire, perché è una proprietà forte alle spalle, una delle città e delle tifoserie più numerose che c'è in Italia, e quindi è ritornata prepotentemente alla ribalta del campionato di Serie B. Quindi ecco, è un avversario di prestigio contro il quale dobbiamo essere bravi a fare la nostra prestazione. Dobbiamo migliorare un po' in tutto quello che è la gestione della partita, no? Io domenica dissi, dopo il Palma, che ci mancano 15-20 minuti finali, perché secondo me si è fatto un gran primo tempo, si è fatto un buon secondo tempo, chiaramente la squadra è un po' calata, perché giocare a quel ritmo lì per 90 minuti non ne avevamo ancora. Io mi auguro di vedere già da domani che almeno di colmare, non dico tutti e 20 minuti che avevo visto domenica, ma almeno ecco, arrivare un po' meglio nel secondo tempo a gestire la partita sui ritmi nostri, perché per noi è fondamentale andare sempre sui ritmi nostri. Sono abituato a lavorare col materiale che la società mi mette a disposizione, poi è chiaro che se mi chiede dove poter intervenire dico la mia, però è sempre la società sovrana sul discorso del mercato, perché alla fine il discorso economico è un rapporto che ha la società con i giocatori, perché poi c'è anche un discorso sul quale io non ci entro mai, perché non è roba mia, nel senso il rapporto calciatore-società, chi ha delle offerte, chi può cambiare, quello non è chiaro. Io dico la mia sotto l'aspetto almeno delle caratteristiche dei giocatori che mi servono, quello mi sembra il minimo indispensabile, no? Quella del mercato aperto per 4 partite è una scocciatura, è una noia, perché comunque che se ne dica o che se ne voglia, si voglia, come posso dire, cercare di isolarsi, comunque io ho un rapporto di campo col calciatore, non so se mi spiego, un rapporto di spogliatoio di campo, si deve allenare, però poi il calciatore ha altre figure, possono essere i procuratori, può essere la famiglia, possono essere altre cose che li possono distogliere, soprattutto in un momento in cui il mercato è aperto, quindi per qualcuno ci può stare anche qualche momento di divagazione, perché poi i ragazzi sono ragazzi, non è che sono maturi come noi, che sanno magari saper scindere le cose, alcuni magari possono essere distorti, no? Quindi questo, io dico che comunque il mercato aperto per 4 partite non è bene, non è bello. E per quanto riguarda il terreno di gioco, l'ultima partita che abbiamo fatto era sotto gli occhi di tutti, purtroppo non era come ce l'aspettavamo, ma il problema era per loro ma anche per noi, perché io ho sentito il Palma lamentarsi, ma non è che noi siamo di casa, non abbiamo voluto mancare il rispetto a, come posso dire, a noi stessi, però non è che ci ha avvantaggiato quel terreno neanche noi. Allora, questa è la spiegazione di Castori, che vuole vincere, ha ricordato che la squadra è in buone condizioni, è normale che se si può migliorare il Perugia attuale, tutto questo chiaramente va a vantaggio anche del tecnico, che comunque si è dichiarato soddisfatto degli ultimi innesti che erano stati tra l'altro chiesti proprio dall'allenatore ad iniziare da Casasola per arrivare a Iannoni. Vedremo dunque cosa riserverà il mercato in questi ultimi giorni al Perugia. Nervi tesi in casa Ternana, come dicevamo in apertura ai TG Sport, nel 4-1 di Modena. È stato espulso anche nel finale il tecnico delle Ferre Lucarelli per proteste, animi agitati soprattutto dopo il gol del 2-2 di Favilli, autore già del primo gol delle Ferre, annullato per fallo di mano dopo una consultazione del VAR. Poi il Modena ha chiuso l'incontro dopo il 2-1, è arrivato il terzo e il quarto gol per il 4-1 del Modena sulla Ternana, seconda sconfitta stagionale per le Fere, che commenta in questa maniera il presidente rossoverde Stefano Bandecchi. Sentiamo lo sfogo, dichiarazioni molto forti da parte di Bandecchi sulla sua squadra. Allora signori, siccome non è che il silenzio mi è stato imposto da Babbo Natale, è una mia idea il silenzio. Detto questo, non pensate che girano le palle soltanto a voi, perché per quello che io pago di stipendi e per quello che io desidero ottenere, una partita come quella di oggi contro una squadra di merda a me fa veramente incazzare. Detto questo, senza nessun rispetto, senza troppe chiacchiere, è chiaro che sono più incazzato di voi. Troveremo la soluzione. Buonanotte a tutti. Allora, questo è lo sfogo di sabato notte, poi Bandecchi si è scusato
con la Ternana, chiaramente rimane chiara la delusione anche nei confronti della sua squadra. Queste dichiarazioni ci fanno capire di quelli che sono gli obiettivi della Ternana, che ha già incassato due sconfitte nelle prime tre giornate. Non è un avvio facile per le umbre della serie cadetta. In attesa dell'esordio di settembre del Gubbio in Serie C, nel girone B, andiamo a fare il punto sulla Serie D con questa fase che anticipa il campionato, la presentazione del Trestina. Sentiamo Nicola Agostini. Simone Maronini, in genere la rifinitura pre-derby si fa in un certo modo, un po' di tensione, a Trestina si fa a tavola invece. Sì, rispecchia un po' quello che è lo spirito dell'ambiente e quello che noi quest'anno vogliamo assolutamente cavalcare, ovvero l'entusiasmo che questa piazza ha, nonostante gli ultimi anni siano stati piuttosto importanti anche dal punto di vista dei risultati. E questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché abbiamo trovato un ambiente estremamente motivato a ripetersi e a cercare di migliorare ancora. Precampionato agli sgoccioli, praticamente fai un bilancio? No, il bilancio è estremamente positivo, perché comunque non facciamo una valutazione solo ed esclusivamente sui risultati, ma facciamo una valutazione che riguarda un percorso di un mese nel quale giorno dopo giorno siamo cresciuti, abbiamo lavorato in maniera veramente intensa e abbiamo, secondo me, creato quella che deve essere la base che ci guiderà durante la stagione, ovvero un atteggiamento di squadra estremamente propositivo, e sono convinto che saremo in grado di riportarlo già all'inizio della stagione. Simone Marmorini ha detto: quest'anno bisognerà rivedere il vero Trestina della serie. Una volta al Casini si perdevano pochi punti. Lui ha perso qualche volta al Casini, quindi sa come funziona. Una volta c'era anche la neve, pensa un po'. Però no, Marmorini ci piace perché ha delle caratteristiche e delle qualità professionali importanti, e in questo primo mese di preparazione si è visto già la sua mano. Societariamente siamo molto contenti, abbiamo fatto un bel precampionato, devo dire la verità, perché comunque sia ci siamo giocati con due squadre che comunque militano in categorie superiori, le altre sono state amichevoli, forse più abbordabili, però abbiamo visto che la squadra ha tenuto il campo, soprattutto anche l'ultima a San Donato, si è visto veramente le qualità di questo Trestina e quello che vuole il mister, quindi in questo momento siamo contenti e desiderosi di vedere la prima. La prima in campionato sarà il Casini contro la Pianese il 4 settembre, ma lunedì sarà subito derby Albernicchi contro il Castello, una partita che conta quanto, seppure coppa? Ma guarda, con i dirigenti, devo dire, con Renato Vagaggini e col presidente Cangi siamo anche amici, quindi sarà bello, sarà una bella partita, mi auguro una bella tappa di avvicinamento al campionato, perché quello che conta sono i punti in campionato. La Coppa per noi è sempre stata vista come una tappa di avvicinamento, che ovviamente, essendo un derby, mi auguro soprattutto una bella cornice di pubblico, perché ci sono tante novità nel Trestina, ma tante anche nella città di Castello, quindi mi auguro veramente una bella serata di sport. Adesso il volley con la Sir Perugia, secondo giorno di riposo per i Block Devils, che torneranno ad allenarsi lunedì al Pala Barton con altri giocatori che sono aggiunti al gruppo di Anastasi proprio nella settimana appena passata. Completata la terza settimana di preparazione per la Sir Perugia sulla sabbia dello Zocco Pitch a San Feliciano di Magione. Carichi e volumi di lavoro sempre più importanti per i Block Devils di coach Anastasi, per un ritmo di preparazione che sta migliorando grazie alla condizione dei giocatori presenti dall'inizio e anche all'aumento numerico del gruppo a disposizione. Dopo l'arrivo di Leon lo scorso fine settimana, la rosa bianconera si è ampliata di altre due unità con gli inserimenti di Cardenas e Piccinelli, entrambi reduci dai ritiri premondiali con le rispettive selezioni nazionali. Sono dunque sette giocatori a disposizione di Anastasi, un numero che consente allo staff tecnico di programmare, restando alla parte tecnico-tattica, un tipo di lavoro più ampio e non soltanto analitico. Le prime parole da giocatore della Sierra di Cardenas: sono qui a Perugia, ha detto il cubano, è tutto nuovo per me ma mi trovo bene. Sono in una delle prime squadre al mondo e ho voglia di dimostrare le mie qualità in campo. Piccinelli invece è pronto ad affrontare la sua quinta stagione a Perugia. Vengo da una lunga estate con la nazionale, ha ricordato nelle ultime ore. Mi sento bene e sono carico per iniziare una nuova avventura
con l'obiettivo, come sempre, di aggiungere un mattoncino anno dopo anno e di ritagliarmi il mio spazio. Weekend di riposo per la squadra, poi la ripresa dell'attività con la quarta settimana di preparazione. Lunedì mattina al Palabarton con una seduta in sala pesi e di lavoro tecnico sul campo. Adesso andiamo a ripercorrere con Nicola Agostini la splendida storia dell'atleta non vedente, 37enne Michele Milli. Cosa mi ha fatto andare avanti? Non lo so nemmeno io. Sono forse il mio concetto di vita, che mai fermarsi, mai arrendersi, fino a che c'è un minimo di possibilità, di speranza, sempre provarci. Forse anche se quando non ci sono più le possibilità. Lui è Michele Milli ed al 3 al 5 settembre prossimi sarà a Cagliari per i campionati europei di judo per non vedenti. Non mollare mai è la filosofia di vita del 38enne umbertidese che a 24 anni durante una battuta di caccia si è ritrovato in un lampo completamente senza vista. Un colpo partito per sbaglio da un compagno, il proiettile che si infrange sul parabrezza e i frammenti di vetro negli occhi. 9 mesi di interventi in giro per l'Italia, ma non c'è nulla da fare. Michele non tornerà più a vedere. La vita è cambiata in un attimo, cosa fare? Lasciarsi andare o ripartire più forte di prima facendo quello che avrebbe sempre voluto fare? Michele sceglie la seconda opzione, si rimette a studiare dopo che aveva messo da parte i libri per lavorare in un'impresa edile, ma è tutto diverso. All'inizio sono le sintesi vocali ad aiutarlo, poi impara il braille. In mezzo a 1000 sacrifici Michele, con l'aiuto dei genitori, della sorella e degli amici, diventa fisioterapista, la passione di una vita. E così arriva nel suo studio Nicola Becchetti, judoka umbertidese ai box per un guaio fisico che rischia di impedirgli la partecipazione ai campionati italiani. Michele rimette in sesto Nicola e si avvicina al judo, frequentando la palestra del Codo Canfratta di Umbertide, un nuovo amore. Inizia per gioco, ma ci sa fare davvero. Nel 2018 entra nel giro della nazionale, ma ecco che si rompe il crociato ai campionati italiani di Napoli in finale, riuscendo comunque a vincere, abbandonare, ma che intervento, riabilitazione, ad agosto 2019 è di nuovo sul tatami agli europei di Genova, che possono valere il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Incredibile ma vero, si rompe il crociato dell'altro ginocchio. Stavolta è finita, direte voi. Siete voi però a dirlo, non Michele, perché lui con le Olimpiadi vuole giocarsele finché c'è anche una minima speranza. Arriva il Covid che non risparmia neanche il supereroe Milli. Il Covid ce l'ho avuto lo scorso anno, a marzo. Sono stato ricoverato, come detto, polmonite bilaterali, abbastanza, quadro clinico abbastanza serio, mi aveva debilitato molto, ho avuto anche problemi long Covid che sono trascinati per alcuni mesi, però dopo 40 giorni già ero a provare ad allenarmi per quello che potevo fare. Senti, sei più testardo tu o il maestro Mirko di Arena? Posso rispondere? Lui, come forse nessun altro, ma riesce a darmi più motivazione, a spronarmi, sta sempre con il fiato sul collo. E allora ecco il nuovo obiettivo, le Paralimpiadi di Parigi 2024. E noi abbiamo già partecipato, quindi l'obiettivo questa volta deve essere per forza arrivare nei primi 7. È lì che si prendono i punti importanti per avvicinarsi a Parigi con concrete speranze di potervi partecipare. Michele scende dalla categoria 81 a quella 73 kg allenandosi 2 volte al giorno, prima e dopo il lavoro, arrivando anche a Montone per allenarsi, perché quella di Milli è una storia che al comune di Umbertide interessa poco o nulla. Sta di fatto che lui è un esempio di quelli veri, di vita prima che di sport. E allora avanti a grandi passi per rendere possibile quella che a tutti potrebbe sembrare un'impresa impossibile. Grazie per averci seguito. La Tragiana dell'Umbria torna lunedì, tutti i giorni, chiaramente alle 13.30, seconda edizione delle 19. Buona domenica dalla redazione di Traf Channel.